Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ed eccoci qui, incredibile, pazzesco, assurdo, super assurdo, in un nuovo episodio di quattro chiacchiere in padella, incredibile, a tema wrestling, pazzesco. Andiamo da su. Ed eccoci qui. Come vedete, la voce del vostro Sus è tornata un po' di più, perché con l'estate i Sus si svociano e devono prendere caramelle e leccare cose, sperando che la voce del vostro Sus tornerà come al solito. Mannaggia, questo succede quando leccate troppo. Comunque, vabbè, lasciate perdere, Sus, incredibile. Mannaggia, Sus è ancora un po' danneggiato dalla trasformazione nel drillo, Sus, vero Sus? Sì, insomma, sta quella trasformazione mi ha portato un po' di danni incredibili, però il vostro Sus si sta riprendendo, quindi tranquilli, ecco, succhiate. Ecco, bravo Sus che dice sempre di succhiare. Comunque, incredibile, eccoci qua, tornati in un nuovo episodio pazzesco incredibile. Sta per piovere, la luce è accesa, il ventilatore è acceso, salutiamo il camera, incredibile, e siamo pronti per cominciare incredibile questo episodio a tema wrestling dopo tanto tempo, incredibile. Dovrebbero essere usciti un po' di video, quando stiamo registrando... Dovrebbero essere uscito il video recap di tutte le cose a tema videogiochi, incredibile, e poi una bella review on incredibile, però Sus. Se tutti i piani sono andati e deve uscire ancora quel video speciale, strano, fatto dal cameraman incredibile, dove vi parlerà di una cosa importante, dovrebbe uscire settimana prossima, quando vedrete questo video. Ovviamente se tutto è andato secondo i nostri piani incredibili. Esatto, pazzesco, assurdo. Stiamo provando a registrare un po' di video incredibili per lanciarveli durante luglio. Come poi saprete, durante quel video, insomma, anche luglio è un mese un po' complicato. Speriamo in positivo e non in negativo, come è stato giugno. Però giugno ci ha dato un sacco di soddisfazione. Abbiamo finito il nostro arco narrativo e abbiamo iniziato il nostro nuovo arco narrativo incredibile. E giustamente voi vi starete chiedendo: ma dove sono finiti tutti gli altri? Dove è finita Manu? Ah, boh. Scusate, cioè, post quello che è successo a Godomania, sono spariti tutti. Cioè, Benito Guglielmo e tutti quanti sono spariti. Anzi, che ci hanno mandato due episodi di Paura fa Godo. Uno l'avete visto e l'altro lo vedrete prossimamente su una tematica molto Sus. E poi spariti tutti, no? È sparito Krauski. Mano è sparito, sono spariti tutti. Sono rimasti solo noi due e il cameraman. Boh, non lo so cosa succede. Comunque Alessandro Bruco succhia. E il Muppets succhia. Sono succhiati tutti. Sus. Mamma mia. Sono spariti tutti! Sono andati tutti in vacanza tranne noi, maledetti! Meno male che il cavolo non va in vacanza e rimane con noi, vero? No, è inutile che ti incazzi, cavolo. Dovresti essere contento di rimanere con il vostro scheletro incredibile Sus. Appunto. Vabbè, non è molto soddisfatto. E niente, per il resto ci siamo visti su tutte le cose del tema wrestling, incredibile. Stiamo per fare il recapone al tema wrestling, dove parleremo di Money in the Bank e di Forbidden Door, gli ultimi due pay per view della AEW e della WWE. Abbiamo fatto il recapone del tema videogiochi. Stiamo registrando questo video i primi di luglio, incredibile. E ci stiamo vedendo l'Anime Expo con tutti gli annunci inutili, tranne uno che ci ha fatto abbastanza ridere, che ci stanno succedendo. Anime Expo, incredibile. Cos'è Anime Expo? Spiegalo per chi non lo conosce. È praticamente la più grande conferenza negli Stati Uniti, Las Vegas, a tema anime, manga, videogiochi, incredibili. Infatti è pure uscito il teaser della parte finale di Attack on Titan e di un altro anime assurdo. E noi giustamente non ci siamo andati perché non ci invita nessuno. E noi chi ci conosce ancora, ragazzi? Mannaggia. Un giorno ci andremo, eh? Ricordate le parole del vostro scheletro incredibile. Come abbiamo detto che intervisteremo Rea e gli diremo step al vostro scheletro incredibile, andremo anche all'Anime Expo. Prossimo, no, magari. L'Anime Expo 2025. Ecco, inviteranno il vostro scheletro incredibile. Vedrete. Non siamo mai andati in America, in questo incredibile universo assurdo. E quando verso noi viaggiavamo, che fichete, ci chiamavano in giro per il mondo incredibile a fare puntate dell'antishow. Tra l'altro diciamo pure questa cosa e poi passiamo al video incredibile, giustamente, dov'è la puntata dell'antishow numero 2 che sono due mesi che aspettiamo? E del salotto del Godo, ragazzi, ci avete ragione, purtroppo l'antishow e il salotto del Godo hanno avuto dei grandi problemi tecnici e questa cosa la capirete solo in quel video che uscirà la prossima settimana, fatto dal nostro camera incredibile, dove vi spiegherà il motivo per il quale il canale ha rallentato un po', a parte perché succedono cose incredibili, seguite quel video, sarà un video abbastanza particolare, sarà il prologo di quello che sarà una serie... È nuova, però insomma, capirete prossima settimana. Direi di passare col nostro PDF incredibile alla giornata del wrestling. Eccoci qui, incredibile, col nostro sempre PDF incredibile. Tu ci siamo annotati le cose, altrimenti ce le scordiamo perché noi abbiamo due grandi teste. Però il cameraman non ce l'ha così grande, ci scordiamo le cose.
Sei tranquillo, Carmine, comunque. Allora, prima di passare ai due pay-per-view incredibili, tranquilli, vi mettiamo i capitolini così se non vi interessa potete skippare a quello che vi interessa. Incredibile, un minuscolo recap, perché l'ultimo video che abbiamo fatto delle press parlava del draft e backlash. Quindi facciamo un minuscolo recapino di pay-per-view che ci siamo persi. Ce ne siamo persi due all'epoca, e all'epoca ce l'eravamo persi perché avevamo Godomania da fare. Oh, mica dobbiamo vedere i pay-per-view, noi li dobbiamo fare, incredibile. Che pay-per-view ce l'avevamo persi il mese scorso? Ci siamo persi il Night of Champion della WWE, pay-per-view successivo a Backlash. Non è che sono successe tante cose incredibili, è stato un periodo abbastanza, è stato in Saudi Arabia, incredibile, diciamo la chicca maggiore, sono state svelate le nuove cinture, incredibile, pur di non levare il titolo a Roman Reigns, si sono inventati un nuovo titolo, il nuovo World Heavyweight Champion, che ha un design di merda, versus. Cioè, bastava ripigliare la vecchia cintura, siete riusciti a rovinarla, cazzo! Sus, come si triggera facilmente. E quindi si ha un design nuovo, ci hanno ficcato sto timbro da WWE in centro, fa abbastanza cagare. Rifatto, ma è sempre lui. E sembra un titolo minore. Cioè non sembra un titolo massimo di Raw come quelli a SmackDown, sembra il titolo consolatorio per chi non riesce a battere Roman Reigns. Comunque, c'è stato un torneo incredibile e ha vinto Seth Rollins, incredibile. E ed ancora, tuttora è ancora il campione, incredibile, battendo AJ Styles in un buon match, diciamo. Insomma, sono due wrestler assurdi, come possono fare un match di merda? E ovviamente, oltre al nuovo titolo World Heavyweight Championship, finalmente, dopo questo è successo dopo Night of Champions, sono riusciti a cambiare i titoli anche femminili. Finalmente Rhea, che stava a Raw, aveva il titolo di SmackDown, e Bianca stava a SmackDown, aveva il titolo di Raw, non aveva un cazzo di senso, e gli hanno dato due nuovi titoli, il WWE Women's Championship per Asuka, che ha battuto Bianca proprio a Night of Champions. Finalmente Bianca, che tra l'altro adesso sta diventando heel, finalmente Bianca heel con gli Street Profits, magari, damn, una nuova faction incredibile, vero Sus? Mamma mia, sono questa Bianca, damn, con gli addominali, mamma mia, Sus, calmo. E invece la nostra Rhea, che ogni volta noi facciamo così perché Rhea deve steppare su di noi, mamma mia, Dominic Mysterio, mamma mia, sono contento che ha perso, vero Sus? Mamma mia, Dominic Mysterio, le botte, beato lui, che c'ha Rhea, incredibile. E comunque un giorno Rhea capirà che deve venire dalla nostra parte, vero Sus? Mamma mia, aspettiamo. Sì, aspettiamo. E a Rhea gli hanno dato il WWE Women World Championship a Raw. Quindi hanno fatto il cambio di cintura. Per i tag ancora niente. Comunque abbiamo un sacco di cinture greve. Comunque Trish Stratus, che è tornata, ha dato un fisico assurdo. Lei fa molto yoga. E quindi adesso in questa fight incredibile con Becky, Lita è sparita. Peccato, avrei preferito Lita in questo feud incredibile. Ha fatto delle comparse a WrestleMania, poi post WrestleMania è stata tra virgolette infortunata. E quindi insomma, oh, via, sparita da WWE. Peccato, perché avremmo voluto vedere anche più Lita. Comunque Trish è tornata e ha preso come suo discepolo Zoe Stark. E siamo contenti che Zoe possa stare vicino a una signorina come Trish, che ha una grande esperienza. E Zoe potrebbe diventare tanta roba, eh? È una gran worker, quindi attenzione. E quindi Trish ha battuto Becky, ci sarà il rematch a SummerSlam probabilmente. Poi Gunther ha fatto un match incredibile con Mustafa Lee, che nessuno credeva che Mustafa Lee potesse fare un match incredibile, invece l'ha fatto. Asuka, l'abbiamo detto, ha battuto Bianca. Rhea ha sconfitto Natalia. Noi vogliamo bene Natalia, però basta, ragazzi. Magari a Summer si potrebbero fare Rhea contro Beth Phoenix, che infatti Beth aveva sconfitto Rhea a Elimination Chamber. Attenzione, Brock ha sconfitto Cody, ci sarà un match assurdo a SummerSlam. E Kevin Owens e Sami Zayn hanno sconfitto The Bloodline tra Roman Reigns solo. A Money in the Bank c'è stato il match successivo, ormai la Bloodline è andata, finalmente è stata una delle storie migliori della WWE negli ultimi anni, e vedremo come finirà. Comunque questo era il recap di Night of Champions. Poi, incredibile, l'altro pay-per-view che ci eravamo perso era questo piccolo pay-per-view della NXT chiamato Battleground, incredibile. Se ti è piaciuto? Vabbè, su questo è stato un buon pay-per-view anche quello. Cioè, Wes Lee, ragazzi, è uno dei migliori North American Championship della storia. E ci dispiace un pochino per Dragon Lee, che continua a perdere. Cioè, ma mio Dio, ma c'avete Dragon Lee? Ma lo volete pushare? Sì, Sus ha ragione. Cioè, avete preso Dragon Lee in NXT e non ha vinto un cazzo questo povero. Ha perso tutti gli incontri della vita. Mica, ma fatelo vincere un po' Dragon Lee. È la lucia. È il nuovo Re Mysterio. Ma dove? Cioè, è assurdo Dragon Lee. Andate a vedere i match che ha fatto Dragon Lee. Sono assurdi. E perde solamente. Poi hanno fatto un match assurdo tra Dragunov e Dijak in un Last Man Standing. Questo vedete, un match assurdo. Match of the Night. Poi i Gallus sono rimasti campioni di Coppa. E Tiffany Stratton è diventata nuova campionessa dopo che Indy Hartwell è stata trasferita a Raw. Ed è pure injured. Comunque, siamo contenti per Stratton. Incredibile. E poi Carmelo Hayes è rimasto campione sconfiggendo Bron Breakker. E tra l'altro ha sconfitto pure Baron Corbin, che è tornato nella sua gimmick del Lone Wolf. Incredibile. E siamo contenti per Carmelo, che ha pure debuttato a Raw perdendo contro Finn Balor, però siamo contenti per Carmelo. Ultimo recap è Double or Nothing 2023, il vero prima di Forbidden Door. Sus, vai!
Allora, vabbè, è stato un pay-per-view molto molto buono. Abbiamo cioè Orange Cassidy incredibili che vince la Battle Royale rimanendo campione. Adam Cole che ha sconfitto Chris Jericho in un match veramente di merda. Cioè c'era pure Sabu. Salutiamo Sabu incredibile, non so come sta. Mamma mia, ECW, salutiamo Sabu incredibile. Sì, è stato un match abbastanza triste quello tra Adam Cole e Chris Jericho a Double or Nothing. Ho capito che Adam Cole purtroppo non è ancora perfettamente in salute, però adesso sta in un feud con MJF, magari avranno un match incredibile ad agosto. Nel Wembley Stadium in Inghilterra, incredibile. Poi gli FTR hanno sconfitto Jeff Jarrett e Jerida rimanendo campioni. Wardlow aveva fatto un buon TNT ladder match contro Christian e poi ha perso il titolo contro il Luchasaurus, incredibile, in versione alter praticamente, a Collision, perché ha debuttato anche il nuovo show della AEW in questo periodo incredibile, che si chiama Collision, è tornando CM Punk, incredibile, dopo il disastro che era successo l'anno scorso con le Elite. Hanno dovuto creare uno show a parte per CM Punk, ragazzi, rendetevi conto. Poi Tony Storm purtroppo ha vinto contro Jamie Hayter, che purtroppo ha dovuto perdere il titolo subito perché si è infortunata anche lei. Noi Jamie Hayter l'adoriamo, Rosus. Mamma mia. Speriamo che Jamie possa tornare e riprendersi il titolo. Poi House of Black continua a essere i campioni del Trio Championship. Jade Cargill, ecco, è successo, finalmente ha perso il titolo, cazzo. Dopo un anno e passa, ha perso il titolo, è sparita poi, Cioè ha perso il titolo contro Chris Statland, che è tornata e poi è sparita, non si sa che fine ha fatto. E poi MJF è rimasto campione in un match veramente assurdo, il Fatal 4-Way Pillars Match, con tutti e quattro quelli che sono la nuova generazione, MJF, Darby Allin, Jungle Boy e niente po' di meno che Sammy Guevara. Un match veramente assurdo, questo vedetevelo, un sacco di kick out, un sacco di spot, un sacco di spot assurdi, match of the night probabilmente di, per quanto riguarda Double Nothing, veramente tanta tanta roba versus. Sì, veramente, poi Darby Allin, damn, poi Jungle Boy è diventato heel contro Hook, questo però a Forbidden Door è successo, comunque si capiva, perché non ha colpito MJF con la cintura, e poi un mese dopo è diventato heel, mannaggia. E poi l'ultimo match, Double or Nothing, era il main event incredibile con il Blackpool Combat Club contro l'Elite, match veramente assurdo, mi pare che ha preso addirittura 5 star da Dave Meltzer, salutiamo Dave Meltzer, saluta Dave Meltzer, dacci anche a noi le stelle, cavolo! Sì, infatti, da dove sono i rating per i match del vostro schedule incredibile e tutti quelli successi a Godomania? Minimo sono 6 stelle, incredibile. Vero sus. Beh, insomma, sta, magari no, non siamo Will Osprey, però insomma, ci siamo capiti. Comunque, il match è stato molto buono e il colpo di scena è stato il nostro Takeshita, che è diventato heel, si è messo con Don Callis e ha fatto perdere l'Elite. Comunque, questo match è veramente assurdo, recuperato se ve lo siete persi. Bene. Recappone finito, adesso partiamo con i due pay-per-view recenti, Forbidden Door e poi Money in the Bank. Partiamo un attimo, sono stati due pay-per-view veramente assurdi, uno c'è stato praticamente una settimana dopo, infatti noi volevamo fare all'inizio un video su Forbidden Door e poi un altro su Money in the Bank, ma dato che c'era dopo una settimana Money in the Bank, abbiamo detto facciamo tutto insieme e via. Allora, parliamo di Forbidden Door, pay-per-view veramente assurdo, il secondo Forbidden Door, l'anno scorso c'era già stato incredibile questo crossover AEW New Japan Pro Wrestling, incredibile, l'anno scorso pure era stato un gran pay-per-view, match assurdi pure l'anno scorso, e quindi giustamente pensavo potranno battere il primo Forbidden Door e ci sono riusciti, cavolo, un match a 6 stelle, altri 2 5 star match, dei match veramente assurdi per questo pay-per-view. Comunque parliamo un attimo, innanzitutto la prima notizia è stato che il match di Adam Cole è stato annullato proprio perché la sua salute non è al massimo, è stato sostituito da Serpentico, incredibile, e comunque Adam Cole dovrebbe star bene, il feud con MJF dovrebbe continuare, incredibile. Poi la Mogul Emerson, incredibile, ha sconfiggio Chaos con il nostro Swerve, incredibile, che da quando è diventato heel è diventato interessante. Poi Athena ha sconfitto Billy per la Owen Hart Cup, incredibile, e il Fantasma ha sconfitto Grayson, e poi Leo Ingobernable de Japan, incredibile, Rosus. Mamma mia, questi accenti incredibili, cioè sta mi fanno, mamma mia, impazzire. Comunque hanno sconfitto United Empire, incredibile, e questo era il pre-show. Ora passiamo allo show vero, vero, come sta, mamma. Lo show si è aperto con MJF, che è giustamente ancora campione, contro Tanahashi, damn, the ace of New Japan Pro Wrestling. Match simpatico, finisce con MJF, tank, colpisce con l'anello, incredibile. Un buon match, non uno dei migliori di MJF, però un buon match. Poi sus, vai, Poi c'è stato il match di CM Punk, che è stato fischiato per tutto il tempo, che ha sconfitto Satoshi Kojima con il meme Kojima, che vabbè, è vecchissimo, tempi di Ring of Honor con Samoa Joe. Il momento più epico di questo incontro è stato Satoshi Kojima, che ha fatto un elbow drop sulle parti intime di Punk. Non so, vero, so come sta, cioè, non so se l'avete visto, tipo ha fatto
elbow drop esattamente sul il serpentico di CM Punk. Questo ci ha fatto molto ridere. Comunque CM Punk ha vinto in mezzo ai fischi, insomma. Poi c'è stato il match di Orange Cassidy, ha sconfitto Zack Sabre Jr. e Shibata, e Daniel Garcia, che è quello che balla come me, paga i diritti, in un Fatal 4-Way match molto simpatico, carina la scenetta della dance, incredibile. E Orange Cassidy, ragazzi, è incredibile. Da quando alla cintura fa un match incredibile ogni settimana. Premiate questo ragazzo, lasciategli la cintura ancora per a lungo prima di farlo sconfiggere, incredibile. Però sus, sì, tanta roba il nostro amico Orange Cassidy, Deo. Poi incredibile, Sanada ha sconfitto Jack Perry in un match abbastanza... Sanada tra l'altro è il campione della New Japan, incredibile. E poi c'è stato il turn di Jack Perry, che ha colpito Hook, e finalmente Jack Perry è diventato heel. Tornerà nel gruppo con Christian Cage, poi, insomma, potrebbero fare una nuova fazione incredibile. Poi, questo match assurdo, forse è considerato uno dei migliori match a 10 persone nella storia, The Elite contro Blackpool Combat Club. Tomohiro Ishii che ha vinto con il suo brainbuster incredibile, match veramente assurdo, splash assurdo, c'è un frame in cui gli Unbucks fanno wow su Takeshita, un match veramente assurdo, questo da vedere. Guarda, match of the night, se non ci fosse stato il match con Omega, però veramente questo match a 10, vedetelo, veramente assurdo, incredibile. Poi Tony Storm ha sconfitto Willow Knight, un match abbastanza, insomma, un buon match, però ripeto, ci manca la nostra Jamie Hayter. E poi il cazzo di match of the night, se non match of the year, Will Ospreay contro Omega 2 per il titolo degli Stati Uniti della New Japan Pro Wrestling. Sus, para tu, perché il vostro schedo parte. Will! Ma allora, ragazzi, questo match è veramente assurdo, vedetevelo. Spot assurdi, hanno praticamente ripreso tutti gli spot del primo match invertiti, con Ospreay che sbatte la testa di Omega sul tavolo, e poi il DDT sulle scalette, incredibile, sangue incredibile, e poi lo spot del Tiger 91, che erano delle mosse proibite. C'è quelle mosse che si sa che fanno male, tipo il Burning Hammer. E poi Omega che fa il kicks out a one. Cioè, assurdo, veramente assurdo. Veramente un match assurdo. Questo recuperatelo se siete fan della AEW. Match assurdo, 6 stelle, è stato guardato da David Meltzer. Vi dico solo questo. Lo spot di Omega che fa il kicks out a uno, veramente assurdo. Siamo felicissimi, faranno il 3 di questa trilogia di incontro tra Ospreay, che tra l'altro è la persona con più 5 star match di tutti i tempi, superando il vecchio campione incredibile. C'ha 26 match a 5 stelle, ragazzi, è assurdo questo ragazzo, è assurdo, Ospreay incredibile, il vostro scheletro contro Ospreay, per esempio, il vostro scheletro incredibile, lo batterebbe così Ospreay incredibile, sus. E per forza. Poi Sting e Darby Allin con Tetsuya Naito hanno sconfitto Chris Jericho, incredibile, Guevara e Minoru Suzuki in un match che è finito con un botch. Sting all'età che c'ha, ragazzi, fa degli spot assurdi, ragazzi. Se pensate alla rank che ha avuto in WWE, vergogna di WWE per come ha trattato Sting. Veramente assurdo quest'uomo, che dovrebbe essere vicino a ritirarsi, però ragazzi, Sting veramente ce l'abbiamo nel cuore. Avere un'età del genere e fare quegli spot, ragazzi, e non essere, diciamo, imbarazzante come l'ultimo match di Ric Flair, veramente Sting ha la nostra stima, però sus. Sì, è assurdo, ragazzi. Ripeto, avete visto lo spot che ha fatto sul tavolo? Cioè, Sting è veramente da rispettare, ecco. Bravo, sus. Poi il main event, Bryan Daniels contro Okada, che doveva essere un match super hypato. In realtà è stato un buon match, però purtroppo c'è stato lo spot incredibile di Okada che ha fatto un elbow e ha spaccato il braccio a Daniel Bryan, il nostro Bryan Danielson. E lui ha continuato il match per altri 10 minuti con un braccio rotto. Infatti nel finale ha fatto una sottomissione incredibile e diversa, perché c'era il cazzo di braccio rotto. E questo è un problema, perché sarà out per un sacco di tempo, mannaggia. Comunque veramente un buon match. E Forbidden Door veramente è stato un ottimo PPV. Forse meglio di Money in the Bank, perché Money in the Bank ci ha fatto abbastanza incazzare, eh? Infatti adesso ne parleremo, incredibile, di Money in the Bank. Perché Money in the Bank ci ha fatto un po' incazzare. Allora, parliamo un attimo di Money in the Bank. Primo match della serata. Il primo Money in the Bank maschile, con Damian Priest, Butch, La Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar, Nakamura, e ha vinto Damian Priest. Ma cazzo, ma come avete fatto a far perdere La Knight, che è letteralmente il personaggio più over di tutti? Noi adoriamo La Knight, yeah, vero sus, yeah. Cioè, adesso vi facciamo sentire una cosa. Cioè, guardate, ragazzi, cioè, sentite la gente quanto adora La Knight. Questo è il crowd pop che ha ricevuto a Money in the Bank. Cioè, letteralmente tutti amano quest'uomo, guardatelo. Yeah, guardalo La Knight, incredibile. Sentite il pubblico, ragazzi. Cioè, io dico, ma per una volta che avete il fan favorite, ma perché non lo fate vincere, cazzo? Yeah.
e quindi purtroppo la Knight ha perso. Ci dispiace veramente tanto. Capisco che Damien Priest ha senso farlo vincere per tutta la cosa del Judgment Day. Invece un wrestler come la Knight avrebbe potuto creare delle storie interessanti. Una pessima giocata per la WWE. Vi siete giocati un'altra volta una carta buona. Per il resto c'è Logan Paul, ragazzi. Cioè, il fatto che Logan Paul arriva a Raw e dice: ah, io sarò nel Money in the Bank. Ma off dei coglioni, vero sus? Cioè, allora, ragazzi, si è capito che noi Logan Paul non ci sta molto simpatico, ma è anche imbarazzante per gli altri wrestler. Cioè, questo non ha fatto neanche un incontro. Arriva, io sono Logan Paul, Prime, Prime nel culo. No, sus, no? E, cioè, insomma, Logan Paul, veramente, siamo contenti che ha perso. Cioè, off dei coglioni, Logan Paul. Il match è stato abbastanza buono. Logan Paul, diciamo, ha avuto il karma negativo perché ha fatto uno spot sulla scala e si è fatto molto male. E poi lo spot finale con Ricochet, che hanno fatto una torsione e sono caduti di testa in mezzo a due tavoli. Una brutta serata per Logan Paul. Pensaci meglio prima di fare Money in the Bank. Non lo so cosa succederà adesso con la Knight. La gente lo adora, forse sfiderà Austin Theory per il titolo degli Stati Uniti, però ci dispiace veramente tanto per la Knight. Poi incredibile Liv Morgan e Raquel, che continua a far vedere solo la schiena, ragazzi, alla gimmick più triste del secolo, hanno sconfitto Ronda Rousey e Shayna Baszler, con Baszler che è diventata heel e ha colpito Ronda. Sus, ma ti rendi conto? Scusate ragazzi, ma letteralmente un mese fa avevano fatto un discorso che volevano essere campionesse per tanto tempo per portare il titolo Women's Tag Team Championship a livelli alti e poi dopo un mese lo perdono. Boh. Cioè, i rumor dicono che Ronda stia per lasciare il WWE e quindi farà il suo ultimo match contro Shayna a SummerSlam e poi Ronda se ne va off the coglione perché vuole fare un'ultima run in UFC. Forse anche meglio, perché Ronda, diciamo, nell'ultimo periodo ha fatto abbastanza cagare, quindi insomma forse pure meglio. Comunque siamo contenti per Liv Morgan, incredibile. Poi Gunther ha battuto Matt Riddle in un match abbastanza molto meglio quello con Mustafa lì. E poi è tornato Drew McIntyre, quindi ci sarà un match assurdo a SummerSlam. Ok che è tornato Drew e siamo contenti. Fate battere prima il titolo di campione più longevo intercontinentale e poi Drew lo batte. Ok, ecco, ci siamo capiti, vedete Sus come si arrabbia. E per forza, insomma, questi lo fanno perdere prima. Cioè, insomma, speriamo che Drew facciano un match assurdo, ma Drew potrà battere Gunther dopo SummerSlam. Fategli battere il record e poi Gunther perde il titolo per passare a battere Rollins per il titolo, incredibile. Poi Cody contro Dominic Mysterio, ragazzi, veramente un match del cazzo, inutile. Perché non è venuto Brock? L'unico senso di questo match è che Brock doveva intervenire, fare la F5 su Cody e Dominic vinceva. E tutti a fare su Dominic, fischiaremo Dominic. Invece è un match del cazzo. Dominic scappava e Cody ha vinto. L'unica cosa bella è stata Rhea, vero Sus? Mamma mia, Rhea. Ragazzi, era vestita in maniera assurda. Rhea, mamma mia, step on me. Mamma mia, ragazzi, Rhea, incredibile. E poi c'è stato il Money in the Bank femminile che ha vinto Io Sky. Finalmente, grazie al godo che Io Sky ha vinto, avete beccato finalmente il giusto vincitore per una volta. Match veramente buono, un sacco di storyline con Bayley, Trish Stratus, Zoe Stark. Spot assurdi, nonostante l'età di Trish, tanta roba. E carino lo spot finale con Becky e Bayley legate con le manette. Io che sale e poi vince la gente. Siamo contenti per Io. Poi Seth Rollins ha sconfitto Balor. Avete pushato questo match incredibile con Balor che dice: ah, sono 7 anni che aspetto la mia vendetta per quello che mi ha fatto. E poi il match è stato abbastanza di merda. Poi alla fine Damien Priest che entra tanto per far perdere a Balor. Insomma, peccato, l'avevano pushato parecchio sto match, ma è stato veramente deludente. E poi il match finale, in realtà match of the night, non so dirvi qual è. Forse il Money in the Bank femminile. Il match finale è la Bloodline Civil War. Gli ultimi 10 minuti sono stati incredibili, ma all'inizio è stato lento in culo, ragazzi. Però sus. Sì, molto sloppy, molto con solo sua coca che faceva una mossa e poi si fermava per 10 minuti. Gli ultimi 10 minuti sono stati incredibili, con un sacco di kick out, Roman Reigns che è impazzito, insomma, tanta roba. Però i primi quarti d'ora, due coglioni, ragazzi. Sì, forse il match of the night è il match femminile. Gli ultimi 10 minuti sono stati molto fighi, con Jey Uso che ha sconfitto e ha fatto il primo pinfall a Roman Reigns in 3 anni, cazzo. E a SummerSlam ci sarà Roman Reigns contro Jey Uso e ovviamente Roman Reigns vincerà, perché sicuramente Cody lo batterà la prossima WrestleMania. Comunque veramente tanta roba, solo Sokoa che fa lo splash sul tavolo, e un sacco di kick out assurdi, Roman Reigns che va fuori di testa. Un match veramente buono, peccato per i primi 10 minuti, veramente lenti in culo. Però il finale, diciamo, ne è valsa la pena. Il prossimo PPV sarà SummerSlam per la WWE e All Out per AEW, incredibile ad agosto. Deo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un recapone, vi abbiamo parlato di PPV del wrestling che ci eravamo persi il mese scorso. E speriamo che il video non viene troppo lungo, mannaggia, però metteremo i capitolini, incredibile. Eppure è finita la musica. No, è ripartita la musica. Finalmente ne abbiamo trovata una che ci piace, dopo che ne abbiamo toppata per 3 video. Vero sus. Ci abbiamo gusti particolari, insomma. Noi vi salutiamo, incredibile. Posso scrivere, vi saluta, sus, saluta. E salve a tutti. Salutiamo il Cameron incredibile. E noi ci vediamo settimana prossima con quel video particolare dove il Cameron vi spiegherà un po' di cose per il canale incredibile. Speriamo che porti bene. E noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili. Taglio incredibile. E ci vediamo prossimamente.